In una situazione di crisi come questa, le biblioteche dovrebbero essere sovvenzionate maggiormente per poter far fronte alla richiesta. Questo rientra nel campo della logica, ma molte cose oggi sono illogiche. Una giornata dedicata al mondo delle biblioteche per mostrare la ricchezza di un ambiente che proprio in tempo di crisi dovrebbe essere maggiormente valorizzato. A Napoli sabato scorso si è svolta la prima edizione del Biblio Pride, organizzata dall'Associazione Italiana Biblioteche con il sostegno del Comune di Napoli e del Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con la Regione. Le biblioteche non sono solo delle teche di conservazione, ma sono dei luoghi in cui si può imparare, dei luoghi in cui ci si può incontrare e spesso anche dei luoghi di integrazione sociale, perché non dimentichiamo che la nostra società sta cambiando e questi luoghi aperti, accessibili, spesso anche molto belli, possono aiutare la convivenza e a costruire nuove relazioni sociali. Dibattiti, visite guidate a biblioteche di pregio, letture animate per bambini nel nuovo punto lettura Nati per leggere al Palazzo delle Arti di Napoli, testimonianze di scrittori ed intellettuali e festa in piazza. Alla Basilica di San Giovanni Maggiore, inoltre, seminari, letture ed appuntamenti musicali. Un grido di orgoglio per promuovere la lettura, i libri ed i luoghi deputati a farceli incontrare. Mi auguro veramente dal profondo del cuore che le cose possano cambiare, che questa iniziativa possa in qualche modo, come si dice usando un verbo che mi sta antipatico, sensibilizzare più che l'opinione pubblica, sensibilizzare i responsabili che sono oggi al potere.